Siamo quasi alla fine del nostro incontro. Cantiamo una canzone che si chiama Itaca, e per cantarla c'è bisogno di un coro grosso, e invito tutti quelli che stanno a ascoltare a smettere di ascoltare e di partecipare al coro. Allora, noi una cinquantina siamo. Siamo circa una cinquantina. Lasciatemi il tempo di far sentire a quelli che non conoscono la canzone come fa. Io canto la prima strofa, le prime strofe, poi a un cenno della mano. Vabbè, ma se stanno fuori tutti... No, dovete venire dentro, amici nominati e non. Al cenno della mano il coro deve cominciare. Non è difficile, le parole sono... Itaca, 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 la mia casa ce l'ho solo là. Itaca, 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 e da casa io voglio tornare. Dal mare, dal mare, dal mare. Non è molto difficile. Vedo che ci sono dei cantanti veri e dei cantanti non veri. Bisogna vedere chi è più vero, il cantante non vero, il cantante vero. Sta di fatto che vedo l'avvocato D'Andrea, che è stato uno dei più grossi cantanti in passato, nonostante la sua giovane età, è un avvocato, ha cantato. Baldazzi, che è l'autore della canzone, l'autore del testo. E poi, tutto il gruppo napoletano, che non è neanche da mettere in dubbio sulla possibilità di cantare al meglio. Mi raccomando, non fate fare una brutta figura, non tanto a me, ma chi ha organizzato questa diretta. Cantiamo insieme. Capitano, che negli occhi il tuo nobile destino, pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino? Capitano, che hai trovato principesse in ogni porto, pensi mai al rematore che sua moglie crede è morto. Itaca, 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 la mia casa ce l'ho sola. Itaca, 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 e da casa io voglio tornare. Che abbiano chiuso da qualche parte il cane Argo, perché in realtà manca proprio un latrato di questo tipo. Attenzione però, il coro nella prima parte non era male, però se ognuno di noi qua che facciamo il coro e a casa quelli che ci ascoltano, speriamo che ancora qualcuno ci ascolti, pensa per un attimo che tra pochi anni, tra circa 7 anni, saremo al 2000 e qua siamo in una situazione meravigliosa. E che tutto sommato il mondo sta cambiando, e se c'è qualcosa che rimane è la possibilità di stare insieme, di vivere insieme, di guardarci negli occhi, di cantare insieme. Io credo che la seconda parte del coro sarà sicuramente più energetica. Quindi attenzione, ancora una strofa e via. Capitano, le tue colpe pago anch'io quei giorni miei, mentre il mio più gran peccato fa sorridere gli dèi. E se muori un re che muore, la tua casa avrà un erede. Ma se io non torno a casa, entran dentro fame e sete. Itaca, 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 la mia casa ce l'ho solo là. Itaca, Itaca, quasi da filarmonica. C'è da dire una cosa, pensate, dico ai coristi presenti, tutti quelli che stanno guidando, tutti quelli che non stanno capendo cosa sta succedendo, pensate che shock, che trauma a sentire questo coro di animali meravigliosi tra l'usignolo e l'alano che riusciamo a fare. Quindi attenzione, manca ancora una strofa, il coro deve superare se stesso e arrivare fino alla Grecia. Capitano,
tue colpe, piago anch'io quei giorni miei. Mentre il mio più gran peccato a sorridere di te. E se muori re che muore, la tua casa avrà un erede. Ma se io non torno a casa, entran dentro fame e sete. Itaca.